Categoria Super Champion, terzo classificato Sebastiano Solinas. Allora, il tuo esordio stagionale nella Champion Kart, sei riuscito subito a cogliere un piazzamento di prestigio? Sì, diciamo che è stato un weekend un pochettino difficile. Avevamo un telaio nuovo da provare che non avevo mai usato e quindi stiamo iniziando a capirlo adesso. Possiamo andare meglio. Comunque hai combattuto fino agli ultimi giri e sei riuscito ad artigliare con grande volontà questo podio. Sì, gli avversari sono molto forti, quindi è abbastanza difficile arrivare davanti, però ci proveremo. Perfetto, grazie. Categoria Super Champion, secondo classificato Alessandro Grandi. Allora, un doppio podio che ti rende, immaginiamo, molto soddisfatto del bilancio di questa giornata. Sì, sono abbastanza soddisfatto perché in gara 1 ci ho provato, sono stato secondo tutta la gara, ma poi all'ultimo giro Koliev ha provato il sorpasso e è stato molto bravo, ci è riuscito. E invece in gara 2 all'inizio mi hanno sorpassato e mi sono ritrovato quarto, ma poi alla fine ho recuperato fino alla seconda posizione. Senti, come ti sei trovato su questo tracciato difficile, impegnativo? Ti è piaciuto di più rispetto agli altri? Ma in genere mi piace molto questa pista perché anche l'anno scorso sono riuscito ad arrivare terzo e quindi sì, è una delle mie piste preferite. Categoria Super Champion, primo classificato Andrea Bristotto. Allora, davvero non hai avuto rivali anche questo weekend, pole position e doppia vittoria. Sei soddisfatto, immagino, di questo risultato? Sono soddisfatto in parte perché, come è successo già in altre occasioni, non sono a posto con il mezzo e è tutto oggi che proviamo con assetti, assali e tutto, ma non sono al 100%. Speriamo che domani riesca a trovare un buon setting e di vincere ancora. Senti, da queste tue dichiarazioni dobbiamo dedurre che tu sei un perfezionista, però sai che il perfezionismo è la dote anche dei grandi campioni, dei grandi piloti. Sì, lo so, però comunque, cioè, mi dà un po' fastidio non essere a posto e vincere comunque.